Ciao amici di Pepprati, oggi vogliamo mostrarvi dove si trova finalmente quello che chiamano Air Canyon al Pineto o a Pineta Sacchetti. Si entra direttamente dal cancello dietro all'ospedale Gemelli, dietro al Policlinico Gemelli, quindi noi entriamo direttamente dal cancello e facciamo vedere anche a Simone oggi. Ciao Simone! Facciamo vedere dove si prende il famosissimo canyon del Pineto. Quindi andiamo direttamente, entrando dal cancello subito sulla destra. Qui si va dritto, sempre dritto fino a che non scendiamo. Adesso acceleriamo un pochino il filmato in modo da mostrarvi la strada più semplice e più diretta. Questa in genere è la risalita, però noi oggi la facciamo in discesa, tanto abbastanza larga. Qui in genere c'è il sentiero d'estate o comunque anche d'inverno quando piove poco, è sempre ben segnato. Ora qui si sale, piccolo strappetto su terra battuta. Ovviamente tutti i passaggi del canyon ve li segnalo tramite infografica e tramite indicazione colorata, che cercheremo sempre di tenere la linea più facile, proprio per chi non c'è mai stato. La stiamo facendo nei bike, il primo trasferimento, per motivi logistici. Qui siamo sulla parte più alta, adesso piano piano si scende. È abbastanza rotta, quindi sempre testa alto, sguardo lontano, prudenza, freno in mano e si cerca la linea più pulita. Cerchiamo magari quella sempre più esterna. Ed è la parte bassa che si trova tra la parte quella alta cross countristica di Pineta Sacchetti e quella che chiamano la Valle del Diavolo dall'altro lato. Ora qui a destra, e questo è uno degli ingressi, questa di fronte a noi. Questa tenetela a mente, noi non la facciamo, ma giriamo, ma costeggiamo e rimaniamo sulla strada principale. Volendo si può entrare anche da lì, quella ve la mostro tra qualche secondo dove sbuca. E qua si sale, occhio alle radici. Qui curva a destra, gomito stretta, sempre agili e si sale. Ora qua ci sono due ingressi, uno dritto, un pochino più complesso. Noi prendiamo quello di sinistra, che è un pochino più morbido. Questo è tutto guidato, nulla di preoccupante. All'albero. Gula. E qui è dove si saliva, che vi ho mostrato prima l'ingresso con le radici. Lì c'è l'ultimo ingresso, adesso noi giriamo qua a sinistra, sempre dritto, e qua inizia il vero e proprio canyon. Come vedete si chiama canyon proprio perché è una gola ed è molto sabbiosa.
eppure ci troviamo sempre dentro Roma. La prima parte è tutta guidata, sono un paio di passaggi ma ve li evidenzio. Piccoli gradini a salire, si fanno con brutalità. Questo è un tratto che si può fare tranquillamente anche con una cross country, con una bici front, perché come vedete è tutto guidato. Ai lati ci sono delle varianti, ma quelli non le andiamo a fare oggi, su tutto questo lato destro. Ora, prima discesa, non vi fate spaventare perché può esserci una piccola variante qui sulla sinistra, noi invece mettiamo le ruote al centro, qui e qui, e qui si ricongiunge la piccola variante che c'era a sinistra. Proseguiamo dritto. E ora, tutti i pezzi che vedete, c'è comunque la chicken line sulla destra, quindi tutti i gradoni che vedete, le radici. Qui una e qui due, sempre sulla destra. E tre, sempre a destra. La pendenza non è eccessiva, quindi con prudenza si fa tranquillamente. Poi tutte le varianti che avete viste, poi quelle a vostro piacimento, le sperimentate per conto vostro una volta che siete riusciti a venire. Qui si stringe, occhio ai pedali a non toccare con i pedali, anche qua si va dentro sulla destra e si curva sul dito, morbidi e lasciate scorrere, tutto qua. Manica lunga e si evitano tanti graffi. Ok, eccoci qua. Allora, di lì si ritorna alla metodologia piano. Di qua si risale per la salita verso la biblioteca che trovate in cima a Pini da Sacchetti. Se questo video vi è stato utile, lasciate un like. Se avete dubbi, scrivetelo sotto nei commenti e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!